Ma io a differenza di Lucio non sono più in frontiera e a lui faccio i complimenti perché ha ancora un ruolo importante da dove può continuare a dare una mano alla nostra città. Desidero ringraziare davvero di cuore il professor Bertolissi, che io definisco il nostro maestro, per me in particolare il mio maestro, per aver accettato questa sera di essere con noi quando aveva centinaia di altri inviti su questo. Ringrazio il giornalista che spende con noi una serata e devo portare anche i saluti della consigliera regionale Erika Badin, che avevamo invitato e che è a Vigo Novo per trattare lo stesso argomento di quella realtà. Io sono qui più per cercare di illustrare in maniera documentata i percorsi che ha fatto la ragione, quelli veri, quelli che sono codificati dai documenti esistenti, non quelli su cui ogni giorno sentiamo delle bufale. E inizio con una battuta provocatoria. Vorrei che qualcuno mi spiegasse se è logico, condivisibile ed accettabile, che il sottosegretario che ha la competenza ai rapporti con le regioni sia un deputato eletto a Bolzano. Questo signore è quello che tratta per tutta Italia, essendo di Bolzano, regione non a statuto speciale ma specialissima, perché nella graduatoria delle sette regioni a statuto speciale non tutte sono uguali, perché la prima viene da Val d'Aosta ma la seconda è Bolzano, e questo è quello che viene ogni giorno qui a insegnarci delle cose. Ma dirò dopo qualcosa in maniera più precisa. Ma vorrei cercare, anche se vi rubo un po' di tempo, di documentare perché il Veneto è una regione autonoma. Non è che il Veneto si è sognato di diventare autonomo adesso. Il Veneto nasce nel 1970 come tutte le regioni d'Italia. E quando nasce il Veneto, nell'insediamento che fa Orcalvi a Venezia, nella sede del Palazzo Reale, dice la nostra regione è una e la rendono inconfondibile rispetto a tutte le altre regioni d'Italia la sua autonomia e la ricerca di forme di autogoverno rispondente alle esigenze del suo popolo. Guardate che queste cose non sono scritte in nessun altro statuto di nessun'altra regione d'Italia. Autonomia, autogoverno del suo popolo. Parliamo del 1970. E continua poi per finire. Questa autonomia, che si articola nell'affermazione dello stretto legame tra il Veneto e Venezia, nella volontà di superare gli attuali squilibri sociali e territoriali, nella difesa dei diritti di lavoratori considerati come protagonista dello sviluppo della nostra società, nel riconoscimento dell'importanza del mondo contadino per l'evoluzione sociale ed economica delle nostre terre, da tutti noi chiaramente rivendicato.